due coniugi residenti a Carini sono stati denunciati per coltivazione di sostanza stupefacente e detenzione di materiale pedopornografico. I grillini molto critici sulla terza giunta Crocetta è solo un tributo ai partiti che dovrebbero evitargli la sfiducia, sottolineano i deputati del Movimento 5 Stelle. Da domani 500 famiglie siciliane potrebbero restare senza acqua e i dipendenti di APS licenziati. Un video rappresenta la disperazione di questi lavoratori vittime del fallimento dell'azienda. Il Palermo vince con il minimo scarto in casa contro il Chievo Verona e fa un bel salto in avanti in classifica. Adesso affronterà il Milan a San Siro con un pizzico di tranquillità in più. Buonasera, bentrovati a Studio TV7. Oggi è il 30 ottobre, giovedì 30 ottobre, dunque si avvia a concludersi anche questo mese di ottobre. Iniziamo parlando di cronaca. Una coppia di coniugi di Carini è stata sorpresa in casa dove coltivava sostanza stupefacente. Rubava l'elettricità, come si fa spesso quando si coltiva in casa piantine di marijuana, e tra l'altro in alcuni computer sono stati trovati filmati porno e diversi filmati di natura pedopornografica. La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà una coppia di giovani coniugi, 34 anni lui, 31 lei, residenti a Carini e ritenuti responsabili dei reati di coltivazione di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica. Accurate indagini di polizia hanno portato gli agenti del commissariato San Lorenzo fino a Carini a bussare alla porta di una villa abitata da una coppia insospettabile. Il controllo effettuato all'interno della dimora ha fatto scoprire in una dependance di pertinenza dell'abitazione alcune piante di marijuana interrate in vasi, altre essiccate e ancora altra sostanza stupefacente conservata in contenitori di vetro e addirittura in un biberon. La coltivazione domestica era stata allestita in una stanza munita di sistemi termoidroelettrici tali da creare il microclima adatto alla crescita delle piante, sistemi di illuminazione, di aereazione, ventilazione ed altro. Oltre alla marijuana, nel locale sono stati notati dai poliziotti alcuni computer che sono stati accesi. All'interno di uno di essi è stata registrata la presenza di numerosi file video contenenti, tra l'altro, materiale di carattere pornografico ed alcuni di natura pedopornografica scaricati sul PC. Alla luce di quanto emerso, il materiale rinvenuto, consistente in 5 personal computer, 11 hard disk ed un monitor, è stato sequestrato per ulteriori accertamenti. Come spesso accade in questi casi, la produzione impropria di sostanza stupefacente, che presuppone un alto consumo di energia elettrica, si accompagna al reato di furto di energia elettrica. Gli agenti pertanto hanno chiesto l'intervento del personale Enel, che ha accertato la presenza di un allaccio abusivo. I due coniugi sono stati quindi denunciati per coltivazione di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica, mentre il solo uomo per possesso di materiale pedopornografico. Tragedia questa mattina a Palermo, nei pressi dell'università, al villaggio Santa Rosalia. Una casalinga di 47 anni, Rosa Civiletti, è volata giù dal balcone del terzo piano della sua abitazione in via Giuseppe Mancino, all'angolo con la via Monfenera. La donna, secondo quanto spiegano i carabinieri, è volata giù dal balcone perdendo l'equilibrio mentre stava pulendo un condizionatore. Sono stati trovati e uccisi due pastori, padre e figlio, nelle campagne del Trapanese. Probabile una spedizione punitiva per diverbi tra pastori. I due cadaveri sono stati trovati in una campagna tra Santa Ninfa e Castelvetrano, che viene utilizzata soprattutto da agricoltori e allevatori. Il luogo dell'omicidio è una strada isolata che Antonino Canalotto, pastore 81enne, percorreva giornalmente per raggiungere il suo gregge. L'anziano pastore è stato trovato riverso nella sua auto, una Fiat 1 bianca vecchio tipo, seduto sul sedile passeggero, ucciso con un colpo alla testa. Dentro l'automobile c'era il pane appena comprato, una busta con 6 bottiglie d'acqua e poi gli occhiali, la coppola e il telefonino volati via al momento dello sparo. Il figlio, Francesco Paolo, 41 anni, agricoltore, è stato trovato nella campagna vicina, accanto ad un trattore. Era morto poco distante dal luogo dove in auto c'era il padre, ucciso da una fucilata probabilmente dopo essere stato rincorso.
Gli inquirenti pensano che Canalotto conoscesse sicuramente l'assassino, che a sua volta doveva sapere le abitudini delle sue vittime. Gli omicidi dovrebbero essere avvenuti nella mattinata di ieri intorno alle 10.30. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano sono stati avvisati da una persona che si trovava a transitare nella zona in cui è stato trovato il cadavere del padre. Sul movente, una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti potrebbe essere un duplice delitto nato per contrasti sul problema del pascolo. Forse vecchi rancori mai risolti. È morto a Pontedera, in Toscana, un uomo di 35 anni, Maurizio Fratello di San Giuseppe Jato, vittima di una crudele carambola automobilistica. L'incidente è avvenuto in Viale della Repubblica, zona centrale di Pontedera. Un uomo alla guida di un Opel ha perso il controllo del mezzo e è finito contro l'auto in sosta, investendo il siciliano. Maurizio Fratello aveva 35 anni, come già detto, era parrucchiere di professione, viveva a Santa Maria a Monte. Aveva lasciato la Sicilia 18 anni fa, era sceso proprio ieri dal suo mezzo per cambiare il disco orario all'auto. È stato travolto e rimasto schiacciato tra l'auto in sosta e l'Opel che ha perso il controllo. È stato trasportato comunque in ospedale, dove però purtroppo è morto poco dopo. Parliamo di politica. Scrivono i grillini: se questo è il governo che doveva evitare il naufragio, possiamo cominciare ad indossare i salvagenti. Lo scrivono appunto i deputati del Movimento 5 Stelle commentando il nuovo esecutivo che presto sarà presentato da Crocetta. Valentina Zafarana, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Arse, e l'intero gruppo parlamentare sono molto critici sul nuovo esecutivo, che giudicano pieno di riciclati delle vecchie giunte e di sottogoverni e privo di quei nomi di spessore che ci vorrebbero per tirare la Sicilia fuori dalle secche. I deputati grillini affermano che è stato soltanto pagato dazio ai partiti per tenere in piedi un governo fallimentare e alla canna del gas. Di fatto alcuni curricula sembrano pure migliori dei precedenti, ma non si intravedono quei profili di altissimo spessore che possano giustificare il terzo rimpasto e l'eterno balletto che ha paralizzato l'Assemblea praticamente da sempre, anche perché alcuni neo-assessori hanno qualifiche non proprio compatibili con gli assessorati che andranno a dirigere. Le uniche note salienti dell'ultimo maquillage di giunta per il Movimento 5 Stelle sono il tributo pagato a Confindustria per la conferma della Vancheri alle attività produttive e il commissariamento di fatto della Regione con la nomina di Baccei all'economia. Disastrosa per il Movimento è la continua alternanza di nomina assessorati chiave per la Sicilia, come quello dell'ambiente, la quarta nomina, e dell'agricoltura, la terza. Il presidente della Commissione Ambiente all'Arse, Giampiero Trizzino, ritiene assurdo che non si è fatto in tempo ad avviare i rapporti con la sgarlata che è arrivato un nuovo assessore all'ambiente, Gerratana, e non è il modo migliore per programmare interventi importanti. Una critica al via vai negli assessorati arriva perfino dalla Commissione Agricoltura della Camera. Loredana Lupo, deputata nazionale del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato che Crocetta non può nominare il terzo assessore come se nulla fosse. In un settore tecnico come quello agricolo ci vuole continuità, soprattutto in vista dell'applicazione della nuova PAC, politica agricola comune, e dopo l'approvazione del PRS, programma di sviluppo locale, da parte di Bruxelles. Loredana Lupo non capisce poi con quale razio si scelgono sempre avvocati e ricorda che l'ultimo con il quale si è relazionata non sapeva neanche cosa producevamo. Bene, intanto è slittata la nomina della nuova giunta perché Crocetta deve prima sottoporsi alla mozione di sfiducia che sarà presentata questo pomeriggio in aula. E allora ascoltate queste dichiarazioni adesso, poi vedremo anche una foto di questo virtuale matrimonio interrotto bruscamente. Una delle fedelissime di Crocetta era l'assessore al turismo Michela Stancheris, che vedete adesso in foto insieme al Presidente. Lei è stata sua segretaria quando Crocetta era parlamentare a Bruxelles. Lei è stata nominata da Crocetta, che ha riversato nella sua ex segretaria la totale fiducia, pur essendo una ragazza trentenne di Bergamo. Le ha affidato il delicato compito di assessore al turismo in Sicilia, naturalmente un compito disatteso perché
insomma, non ha fatto assolutamente nulla la stanchezza per migliorare le sorti del turismo in Sicilia. Poi, tra l'altro, Crocetta si è esposto in prima persona candidandola alle europee, facendo per lei la campagna elettorale, dunque era un rapporto indissolubile, molto intimo. E allora, ora la Stancheris cosa scrive? Io con Crocetta ho rotto, soprattutto sotto l'aspetto umano. Rosario non può pensare che la gente può prenderla a pesci in faccia per sempre. Così appunto Michela Stancheris, ex segretaria a Bruxelles dell'allora eurodeputato e poi assessore regionale al turismo del governatore siciliano, commenta il varo della nuova giunta in un'intervista al quotidiano La Sicilia. Anche politicamente, dice la Stancheris, lo sto mollando, eppure la gente che mi ha votato alle europee non lo riconosce più, perciò io continuo il mio percorso in maniera libera, più che abbandonata dal padre, spiega Michela Stancheris, lui mi ha deluso. A questo punto penso di avere sbagliato ad essermi sacrificata per lui alle europee. Sono arrabbiata, ma nello stesso tempo mi sono liberata da un peso. Cioè, un assessore nominata da Crocetta, che Crocetta voleva propinarci come bravissima, ma insomma con i fatti poi abbiamo scoperto che poverina non è riuscita a fare nulla, adesso dice di essersi mollata da un peso. Quindi immaginatevi come ha lavorato questa giunta del presidente Crocetta. Non lo sto dicendo io, lo sta dicendo uno degli ex assessori fedelissima del presidente. Si è liberata da un peso, quindi lei ha fatto l'assessore a spese nostre in questi anni, avendo un peso allo stomaco, come si dice, visto che se n'è liberata. Dico, ci rendiamo conto di qual è la caratura, lo spessore morale e tra l'altro la praticità di questo governo Crocetta? Quindi diciamo che ulteriori commenti sono superflui, però queste sono dichiarazioni pesanti di Michela Stancheris, fedelissima del presidente, che dice con Crocetta ho rotto perché prende la gente a pesci in faccia e io ho rotto soprattutto sotto l'aspetto umano. Fate le vostre logiche considerazioni. Dunque, se entro domani non si troverà una soluzione al caso APS, Acque Potabili Siciliane, a Palermo e provincia potrebbero verificarsi gravissime e irreversibili crisi igienico-sanitarie, oltre alla perdita di professionalità. 500.000 cittadini potrebbero restare senza acqua, dato che le reti saranno restituite alla curatela fallimentare di APS. Intanto i lavoratori di APS hanno creato una pagina Facebook per tenere alta l'attenzione sull'avvertenza. Si chiama 202 a casa il numero dei lavoratori. Mira a sensibilizzare il governo e i cittadini sul loro futuro occupazionale. Hanno realizzato anche un video significativo che noi vi mostriamo integralmente. Stiamo arrivando all'emergenza idrica. Dal 1 novembre l'acqua non verrà più gestita da nessuno e le persone rischieranno di restare senza acqua. La politica siciliana ha abbandonato 202 lavoratori e 500.000 cittadini. I cittadini resteranno senza acqua e con inquinamento ambientale e sversamenti a mare, e noi che abbiamo reso un servizio buono, positivo, proficuo per 7 anni, tutti nel miglior modo possibile dobbiamo andare a casa senza che nessuno se ne interessi. Dal 31 ottobre saremo a casa, forse per la felicità di qualcuno, ma voi sarete sicuramente senza acqua. Stiamo vivendo una situazione di merda. Anni di crisi aziendale, 2/3 assessori regionali,
1000 promesse, 100 proposte, 0 soluzioni concrete. Vittime di questo sistema politico, ma pensate davvero, siamo alle soglie del 2015 e potremmo restare senza acqua perché c'è un'azienda che va in fallimento, un'azienda regionale, mentre quei signori strapagati cambiano assessori ogni 6 mesi e giocano a fare i politici. Io credo che insomma il limite sia stato ormai travaricato, dobbiamo soltanto rendercene conto e agire di conseguenza, perché noi siciliani meritiamo rispetto, il rispetto che i politici in questo momento assolutamente non ci danno. Alcamo, risposta dalla Regione all'interrogazione del Movimento 5 Stelle, la deputata Palmeri sostiene che il segretario comunale Ricupati va rimosso. È stato avviato un provvedimento disciplinare nei suoi confronti presso il Ministero dell'Interno. Il segretario comunale di Alcamo, Cristoforo Ricupati, va rimosso. Questa è la risposta appena giunta dalla Regione all'interrogazione parlamentare depositata diversi mesi fa dalla deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri, che aveva giudicato l'incarico del dirigente del Comune incompatibile col decreto legislativo 39 del 2013 che scaturisce l'inconferibilità di incarichi di vertice a coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per abuso d'ufficio e falso ideologico. Valentina Palmeri ha evidenziato che il sindaco Bonventre ha disatteso i termini di legge non provvedendo alla rimozione del segretario. Da questo nasce l'interrogazione della Palmeri alla Regione, che adesso ha risposto in modo chiaro: la norma in parola va applicata ed il sindaco, unico titolare dell'azione, appare oggi pienamente legittimato nel rimuovere il segretario. Secondo il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, la delibera 46 del 2013 non presta fianco ad altro tipo di interpretazione ed il segretario Cristoforo Ricupati va rimosso dal suo incarico al Comune di Alcamo. Tale circostanza viene ripetuta a chiare lettere, come si evince dalla risposta dell'assessorato per le autonomie locali inviata alla Prefettura di Palermo e Trapani. Nella nota si legge che il Ministero dell'Interno ha avviato il doveroso procedimento disciplinare di competenza nei confronti del dottor Ricupati, non appena acquisita la documentazione da parte del Tribunale di Trapani. Peraltro, essendo quello del segretario un incarico di vertice dell'ente locale, è rimessa al sindaco del comune ogni iniziativa per la revoca dell'incarico stesso. In pratica, scrive in una nota ufficiale Valentina Palmeri, mentre il Ministero dell'Interno ha già avviato il doveroso procedimento disciplinare, il sindaco Bonventre continua a mantenere al Comune di Alcamo questa situazione di assoluta illegittimità. I tarcementi di Isola delle Femmine. L'Unione Europea dice che senza il rispetto delle regole non ci sarà nessun rinnovo dell'autorizzazione. I parlamentari del Movimento 5 Stelle Corrao, Mannino e Trizzino scrivono che l'aggiramento della normativa o la sua non osservanza andrebbe a danneggiare sia i lavoratori dell'azienda sia i cittadini. La questione Italcementi, sollevata dal Movimento 5 Stelle con il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, inizia a delinearsi palesemente. L'Europa ha ribadito che senza il rispetto delle regole non ci sarà alcun rinnovo delle autorizzazioni. Lo dichiarano Claudia Mannino, membro della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, il capo delegazione del Movimento 5 Stelle in Europa Ignazio Corrao e il presidente della Commissione Ambiente all'Ars Gian Piero Trizzino,
che hanno avviato nei mesi passati uno scambio epistolare con la Commissione europea per informarla riguardo il rispetto della normativa ambientale europea nel caso dell'Italcementi di Isola delle Femmine. I tre parlamentari del Movimento 5 Stelle ritengono estremamente grave che a distanza di 6 anni le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale che regola e consente l'attività dell'Italcementi non siano integralmente rispettate. Il riferimento è, ad esempio, alla mancata installazione delle 2 centraline di monitoraggio della qualità dell'aria a Capaci e a Isola delle Femmine, di cui ancora oggi non si ha notizia. Nello specifico, la Commissione europea ha chiesto di continuare a ricevere informazioni sull'evolversi della situazione per valutare la possibilità di un suo intervento e, in risposta ad un'interrogazione scritta, ha chiarito che nella sua richiesta di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale il gestore ha espressamente dichiarato che l'impianto funziona nel completo rispetto delle disposizioni della precedente autorizzazione europea IPPC. Nel contesto della procedura di rinnovo dell'autorizzazione IPPC, l'autorità competente ha la possibilità di verificare la conformità del gestore alle legislazioni dell'Unione Europea e, in caso di non conformità, può rifiutare il rinnovo della suddetta autorizzazione. Anche con queste indicazioni, i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Mannino, Corrao e Trizzino, seguiranno il procedimento in corso, al quale hanno già preso parte inviando osservazioni al fine di garantire l'integrale rispetto della normativa vigente, la piena tutela della salute dei cittadini e gli interessi degli stessi lavoratori della Italcementi. Mannino, Corrao e Trizzino ribadiscono che l'impegno sarà tutto rivolto al rispetto delle regole ambientali e di sicurezza dei lavoratori, in quanto, come peraltro dimostrato dalla risposta della Commissione europea, l'aggiramento della normativa o la sua non osservanza andrebbe a danneggiare sia i lavoratori dell'azienda, che si vedrebbero negato il diritto al lavoro, sia i cittadini, che non vedrebbero rispettato il fondamentale diritto alla salute. A Toto Cuffaro è stato revocato il vitalizio. Vi leggo: la perdita dell'assegno vitalizio al condannato in via definitiva ad una pena superiore a 5 anni trova immediato fondamento nel secondo comma dell'articolo 28 e nell'articolo 29 del codice penale, rappresentato l'effetto automatico della pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. Con queste righe, al termine di un parere espresso in 6 pagine dall'Avvocato Generale dello Stato, è stato tolto definitivamente il vitalizio da 6.000 euro lordi a Toto Cuffaro. Ora, Cuffaro ha preso sino ad oggi 6.000 euro lordi, ora non me ne voglia Toto Cuffaro, che tra l'altro è stato, a mio giudizio, un buon presidente rispetto agli ultimi due che stiamo, Lombardo e poi Crocetta, insomma, che è un disastro. Però pensate che sino ad oggi Cuffaro, che comunque è stato condannato, prendeva 6.000 euro lordi, restando in carcere, essendo interdetto dai pubblici uffici. Ma vi rendete conto in che mondo viviamo? Un condannato a più di 5 anni, interdetto dai pubblici uffici, quindi non ha il diritto al voto, non può esercitare più attività professionale, prendeva dallo Stato 6.000 euro lordi al mese. Poi la gente spaccia per vivere e non è giustificata assolutamente, però quando si sentono queste cose poi si capisce perché c'è gente che spaccia. Ed è stato arrestato uno spacciatore a Isola delle Femmine che, essendo agli arresti domiciliari, andando a firmare in caserma perché condannato, andava con la droga in tasca. Ascoltate. La scorsa serata i carabinieri della stazione di Isola delle Femmine hanno tratto in arresto Tommaso Sorce per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il soggetto, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla pubblica sicurezza, si era recato in caserma di Isola delle Femmine per apporre la solita firma di controllo ed è stato però colto di sorpresa quando i carabinieri gli hanno detto di dover procedere ad una perquisizione nei suoi confronti, operazione che i militari preparavano da giorni. Era più che fondata infatti l'ipotesi che Sorge avesse ripreso a svolgere l'attività di spaccio di stupefacenti. Al servizio hanno preso parte anche i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Carini e le unità cinofile della Guardia di Finanza. Nel corso della perquisizione presso il domicilio del Sorge
i carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 110 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per l'uomo sono scattate le manette e la traduzione in carcere fino al giorno dell'udienza di convalida, a seguito della quale il GIP di Palermo ha convalidato l'arresto, disponendo nuovamente nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, pertanto è stato rimesso in libertà. Il vice sindaco di Carini, Salvatore Nazzarini, ha ufficializzato le dimissioni dalla carica di assessore. Lo ha fatto nel corso del Consiglio Comunale, anticipando così la data prestabilita in un precedente documento. Salvatore Nazzarini ribadisce la sua forte contestazione contro l'inerzia degli organi sovracomunali e di enti come Ato Rifiuti e Ato Idrico, mentre elogia l'azione positiva del Governo nazionale, correggendo quanto era stato scritto in precedenza. Il governo Renzi, sostiene Nazzarini, sta lottando per soffocare il nemico numero uno, che è la burocrazia, proponendo inoltre un rinnovamento radicale del sistema. Prima di lui aveva lasciato la giunta del sindaco Giuseppe Agrusa e il consiglio comunale Vincenzo Conigliaro. La surroga nell'assise è slittata alla prossima riunione. Nel cimitero di Castellammare del Golfo è stato realizzato un campo comune in memoria di tutti gli immigrati vittima di naufragi. La cerimonia sabato alla presenza del prefetto. Dal tempestoso mare della vita al quieto mare dell'eternità in un infinito abbraccio è la frase significativa incisa nella lapide marmoria in memoria di tutti gli immigrati vittime di naufragi che l'amministrazione comunale ha posto nel campo comune dove sono stati sepolti 30 dei morti dei naufragi avvenuti a Lampedusa e nel canale di Sicilia il 3 e il 12 ottobre del 2013. La lapide marmoria sarà scoperta al cimitero sabato 1 novembre. Alle ore 10.30 alla presenza del prefetto di Trapani Leopoldo Falco interverranno il sindaco Nicolò Coppola, il presidente del consiglio comunale Domenico Bucca, il responsabile del settore lavori pubblici Simone Cusumano. Il campo comune è stato anche ricoperto d'erba e sono state poste le lapidi in marmo per ogni morto. Nello stesso campo lo scorso anno l'amministrazione ha posto anche una scultura in arenaria donata dall'artista britannico Mike Power. Il sindaco di Castellammare ha dichiarato di volere che questo campo del cimitero diventi un simbolo di solidarietà e fratellanza. La memoria dei nostri fratelli, scrive il sindaco, rimane perenne in questo abbraccio del paese di Castellammare che accoglie i morti ma anche i vivi con grande affetto. L'invito del sindaco è per i cittadini ad essere presenti alla cerimonia, a donare un pensiero, un fiore a chi non ha nessuno qui, come è già avvenuto il 3 ottobre nella cerimonia di commemorazione per l'anniversario della tragedia di Lampedusa. In quell'occasione è stata davvero una grande emozione pregare su queste tombe ed in particolare su quelle dei due giovani eritrei che grazie alla moglie e alla sorella non sono più dei numeri. Si inserisce nell'ambito della peregrinazio delle reliquie della Beata Pina Suriano un incontro che si terrà oggi pomeriggio a Partinico alla Casa Santa sul tema l'impegno apostolico della Beata Pina Suriano. Relatore sarà il professore Giuseppe Notari Stefano, vicepresidente nazionale dell'Azione Cattolica. L'appuntamento è per le 17 presso la parrocchia Maria Santissima del Rosario. Ad organizzare l'incontro è l'Azione Cattolica Diocesana, che in quest'anno in cui si è ricordato il decennale della beatificazione e in cui si accinge a celebrare il centenario della nascita, sta realizzando un percorso di conoscenza approfondita sulla Beata, in particolar modo quello di oggi insieme a quello che si è tenuto lo scorso 8 ottobre in Chiesa Madre. È un incontro creato per mettere in evidenza i luoghi che hanno visto la crescita spirituale di Pina. Alla matrice, infatti, la Beata è stata iniziata la fede ed ha iniziato il percorso in Azione Cattolica alla Casa Santa, ha poi esplicato la maggior parte del suo impegno apostolico. Il professor Notar Stefano parlerà della dimensione dell'apostolato in Pina Suriano e delle nuove sfide associative. Tutta l'Azione Cattolica Diocesana è invitata a partecipare insieme a tutte le associazioni del territorio. È stata convocata un'assemblea del Centro Commerciale Naturale di Partinico Urbe per discutere e deliberare sul rilancio dell'attività del centro, sulla pianificazione dell'attività e su varie organizzazioni, quale quella delle scie luminose. E quindi il Centro Commerciale Naturale di Partinico, che si riunirà alle ore 20 di questa sera, dovrà discutere sul rilancio di questo commercio a Partinico, che sta
soffrendo. Invece giorno 3 ci sarà una manifestazione organizzata dall'Associazione 100 per l'Arte del 2000 che ricorderà, soprattutto lo farà a beneficio dei bambini della scuola, il sacrificio dei partenicesi in occasione della Prima Guerra Mondiale. Una giornata per ricordare gli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale nella ricorrenza del centenario e segnatamente il contributo dato dai partenicesi durante il conflitto è stata organizzata dall'Associazione 100 per l'Arte e la Cultura in collaborazione con il Terzo Circolo Didattico di Partinico. L'Associazione 100 per l'Arte e la Cultura ha voluto quest'anno, il 3 di novembre, lunedì prossimo, organizzare una serie di manifestazioni appunto per nel centenario della Prima Guerra Mondiale, per ricordare soprattutto l'olocausto dei partenicesi nella Prima Guerra Mondiale. Per chi non lo sapesse, ben 250 partenicesi lasciarono la vita e ben 1000 partenicesi restarono o mutilati o invalidi nella Prima Guerra Mondiale, quindi un contributo notevolissimo per le sorti, diciamo, di quella guerra. Noi riteniamo che questo momento storico lo dobbiamo, diciamo, affrontare, lo dobbiamo far conoscere, perché di storie di guerra non si ripeta più. Però è giusto che la memoria di un paese, di un territorio, sia sempre viva e presente. E soprattutto le nuove generazioni difficilmente conoscono la nostra storia locale. E allora, grazie al contributo del professor Vincenzo Di Trapani, che è un cultore delle nostre tradizioni storiche locali, abbiamo voluto realizzare una pubblicazione dal tema l'olocausto dei partenicesi nella Prima Guerra Mondiale, dove appunto mettiamo in risalto le figure che si sono distinte nella Prima Guerra Mondiale, le medaglie d'argento e di bronzo, ce ne sono diverse, fra cui il maggiore Guida. E alle 9.30 ci sarà questa presentazione del libro al Teatro Lucia Gianì. Alle 11, sempre nel teatro, al primo piano, nel salone delle esposizioni, ci sarà una mostra di foto che ricorderanno appunto gli avvenimenti salienti della Prima Guerra Mondiale. E questo soprattutto per i giovani, che così possono avere fissata nella loro memoria questi momenti fotografici della Prima Guerra Mondiale. La stiamo organizzando, abbiamo invitato l'amministrazione comunale, perché è giusto invitare tutte le istituzioni, dai carabinieri alle forze dell'ordine in genere, e l'abbiamo però organizzata in collaborazione con il Terzo Circolo Didattico di Partinico, quindi con la Scuola Maggiore Guida, perché a mezzogiorno, sempre di giorno 3, noi come associazione abbiamo predisposto una targa che scopriremo al ricordo del Maggiore Guida, proprio nel centenario, perché il Maggiore Guida è stato un esempio fulgido di eroe della Prima Guerra Mondiale, e quindi ci è sembrato giusto ricordarlo con una targa in ceramica che abbiamo fatto realizzare alla nostra collaboratrice Maria Stefania Maenza, che è una ceramista di valore. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alle 9.30 al Teatro Lucia Gianì ad assistere alla presentazione del libro, poi alla inaugurazione della mostra e poi a mezzogiorno alla scopertura di questa targa al Maggiore Guida. Ci saranno tutte le rappresentanze delle scuole, perché, ripeto, questo progetto è rivolto soprattutto ai giovani, in modo tale che facciano memoria e costruiscono la loro cultura su un progetto di memoria storica. Adesso parliamo di calcio. Il Palermo è tornato opportunamente alla vittoria ieri sera contro il Chievo Verona 1-0, il gol dell'ex del Chievo, che adesso sentiremo anche nell'intervista. Una partita dove il Palermo non ha giocato benissimo, vinta però da Iachini, che ha avuto il coraggio di sostituire a un certo punto della partita Vasquez, che è un po' croce e delizia di questo Palermo, perché gioca con un solo piede, e se
gli avversari gli prendono le misure diventa un peso per la squadra. Non a caso, non appena è uscito Vasquez, ha fatto gol Rigoni da una posizione dove di solito si trova Vasquez. Vasquez calcia soltanto di sinistro, raramente prende lo specchio alla porta, Rigoni invece si è trovato lì, ha dovuto calciare da destro, l'ha fatto in maniera non impeccabile, ma è riuscito a metterla in quell'angolino dove il portiere del Chievo non è arrivato. Dunque, a mio giudizio, la partita l'ha vinta Iachini con la sostituzione di Vasquez, che l'ha presa male, ha buttato via la magliettina, poi ha chiesto scusa, però è intervenuto oggi il presidente dicendo di dar ragione a Vasquez perché non doveva essere sostituito. Sarà argomento di discussione anche nelle nostre trasmissioni, perché a mio giudizio in Serie A con un solo piede nell'attuale Serie A o sei Maradona o non puoi giocare con continuità, e Vasquez non credo sia Maradona ed ha un solo piede. Ascoltiamo le interviste. Forse il primo tempo eravamo troppo frettolosi, non avevamo la solita tranquillità, però sappiamo che noi in casa giochiamo ad alti livelli e alta intensità e magari sbagliamo qualche passaggio, però la squadra ha sempre dimostrato di avere il pallone della squadra, della partita, abbiamo anche cesso qualche contropiede, come è giusto che sia, però abbiamo avuto tante occasioni per passare in vantaggio e per noi era veramente fondamentale fare questi tre punti per dare un balzo in classifica. Sì, adesso abbiamo il Milan domenica, dobbiamo forse avere più personalità rispetto a quella Juve, di provare a giocarcela a viso aperto, di attaccarli e cercare di metterli in difficoltà. Sarà una partita difficile, però noi con lo spirito che abbiamo avuto dobbiamo continuare su questa strada. È importante, anche se non arriva la vittoria, di portare a casa punti anche in trasferte difficili. La squadra oggi affrontava un Chievo che abbiamo visto in campo per qualità, quando tu hai fra le tue file giocatori come Birsa, come Schelotto, come Maxi Lopez, come Paloschi, Pellissier, come Meggiorini, come Temai, come Dainelli, come Sardo, come, insomma, giocatori che hanno fatto la Serie A per tanti anni, e la classifica non dice il vero di questa squadra, quindi dovevamo affrontare questa partita con grande attenzione, concentrazione, organizzazione, giusta mentalità, spirito, andando a forzare strada facendo anche le situazioni, come abbiamo fatto. Magari in qualche circostanza potevamo essere un attimino più bravi nella gestione della palla, ma le caratteristiche nostre di tecnica in velocità su un campo allentato non favorivano, perché la palla era sempre molto viscida, sfuggente, pesante, e quindi dovevamo necessariamente avere più pazienza nel momento in cui andavamo a gestire in velocità la manovra. Però siamo stati arrembanti, il secondo tempo è stato sempre un continuo crescendo, purtroppo ci hanno annullato un gol regolare, ma ci abbiamo sempre creduto, volevamo regalare questa vittoria ai nostri tifosi, anche al nostro gruppo di lavoro, perché la squadra stava lavorando bene e meritava sicuramente punti per poter affrontare il proseguo con ancora più convinzione, più entusiasmo e fiducia. Mister, tu giustamente dici che state studiando, state scoprendo anche le posizioni in campo. È ipotizzabile in trasferta giocare con due attaccanti, ma con Belotti e Dybala, che possibilmente potrebbero dare una maggior copertura in difesa? Beh, loro ne danno un po' meno, però al di là di questo... Vasquez. Sì, ma Vasquez non è che non copre, Vasquez è un giocatore che ha qualità importanti, ti crea superiorità numerica, ti crea imprevedibilità, sono giocatori che magari hanno delle caratteristiche diverse, però di volta in volta, a seconda delle partite, valuteremo il da farsi, insomma. Tu sei stato un giocatore e quindi sai che in campo, probabilmente in Serie A, se non si è Maradona, avere un solo piede può essere un limite. Vabbè, ma in genere i mancini con quell'altro piede si salgono sul tram, io ne ho conosciuti pochi che col sinistro, quelli che sono bravi di sinistro calciano anche di destro, più facile vedere gente, giocatori di destro che calciano di sinistro, ma i mancini ne trovi pochi, nella storia del calcio se ne trovano veramente col lumicino, però ci sta, ma al di là di questo hanno fatto delle buone conclusioni, ragazzi, a volte un po' in frenesia, dovevano essere più tranquilli, però certe partite sono anche sentite come pathos, ci si tiene, quindi è normale che un attimino di frenesia, soprattutto in diversi ragazzi giovani che stanno giocando, che stanno lavorando. Non dimentichiamo che oggi anche nel finale avevamo 5 ragazzi ventenni in campo. Voglio dire, non è che le baghette magiche non ce l'ha nessuno. Stiamo lavorando per far crescere questi ragazzi, per cercare di farli maturare. I ragazzi che sono fuori, anche i più anziani, che cercano di aiutarli anche in questa crescita, noi sul campo, dal canto nostro, a livello tecnico-tattico, cerchiamo di fargli capire quello che c'è bisogno di fare in questa categoria, perché deve essere sempre applicato, organizzato, concentrato, feroce, come la squadra lo è stata oggi in altre partite dove magari meritava qualche punto in più e non ha raccolto. La crescita si vede anche
Bene, dunque, comunque importanti questi tre punti che permetteranno al Palermo di giocare con una maggiore tranquillità domenica sera contro il Milan in trasferta. Perché, come ha detto lo stesso Rigoni, il Palermo contro il Milan dovrebbe fare una partita diversa, perché scontro le grandi squadre, se pensa soltanto a difendersi, alla fine è facile che il gol lo prende, come è successo con la Juventus. In bocca al lupo al Palermo, ma chiaramente seguiremo anche la partita di San Siro. Per oggi questo era l'ultimo servizio, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che oltre alle repliche del TG potete seguire ogni ora sulla nostra emittente lo Studio Flash, 3 minuti di informazione aggiornata. Arrivederci.